cucinare. Siamo al Teatro Carignano che si apre per le famiglie e nei weekend propone qualche cosa di un po', diciamo, spiritoso, diverso, molto accattivante. A noi è piaciuto tanto questa Cenerentola che ha portato Marco Lorenzi a Torino e che è una rilettura della Cenerentola che conosciamo. Com'è nata questa esperienza? Come è nata l'esperienza? Praticamente quando mi hanno detto che avevano pensato di proporre la Cenerentola all'interno di questo progetto per il Carignano, inizialmente lo stabile mi ha anche detto: riflettici, prenditi un po' di giorni e dimmi se e dici se poi ti piace il titolo o non ti piace. E io inizialmente ero un po' preoccupato perché in realtà Cenerentola non era quando ero bambino la mia favola preferita, era il Brutanatroccolo la mia favola preferita. Infatti mi sa che hai mescolato un po' il forse alla fine sì. e quindi anche perché nell'immaginario, nel mio immaginario di piccolo maschietto, era una favola per femmine, cioè è una favola per femmine Cenerentola. E allora La prima cosa che ho fatto è ovviamente è stato incominciare a cercare di documentarmi, cercare di capire se veramente mi parlava un po' Cenerentola, se la fa, anche perché nel mio immaginario c'era, come in quello di tutti, penso, quello della Disney, che in realtà è una rielaborazione, viene ripreso da Perrault, dalla versione di Perrault del 1700, e quindi è una versione già molto edulcorata. Ho cercato di quindi i primi incontri sono stati con delle versioni molto precedenti rispetto a quelle di Perrault, per esempio quella di Basile, che è una versione italiana, la gatta Cenerentola, no? Oppure quella dei fratelli Grimm, fino ad arrivare a capire che in realtà è una favola che è crudelissima, cattivissima, che come tutte le favole poi in realtà cerca di affrontare un tabù fortissimo, parlarne chiaramente ai bambini utilizzando delle metafore bellissime. Uno dei tabù centrali che affronta la favola è quello è qualcosa che veramente di cui noi abbiamo addirittura difficoltà a parlare oggi nel nostro contemporaneo, l'invidia all'interno di persone che sono vicinissime tra loro, no? Familiari, parenti strettissimi. Parlavamo anche con i ragazzi che oggi come oggi sembra addirittura più facile parlare di perversioni sessuali, di gusti, piuttosto che di che dell'invidia, no? E quindi questo è stato un po' il primissimo step. Ma tu hai contestualizzato questa invidia ed hai dato una lettura anche un po' psicologica, cioè hai dato lo spunto per comprendere le radici di questa emozione così controversa e parlato della parte, diciamo, che non si dice nelle favole, dalla parte delle ragazze, delle sì. sorellastre, però diciamo hai voluto dare uno sguardo più completo dietro le quinte di Cenerentola, diciamo. E questo da dove ti viene? Beh, questo penso che venga da un gusto, cioè un gusto non consolatorio, un'idea non consolatoria del teatro in qualche modo, no? Se ci fossimo limitati a raccontare la storia di Cenerentola, di una povera ragazza bionda che trova nel Principe Azzurro il suo motivo di riscatto, sarebbe stato veramente uno troppo banale e due sarebbe stato insultante verso il pubblico. Spesso il teatro è così. Siccome non ci piace questa roba qui, cercare di riconsegnare in realtà una serie di visioni le più complesse possibili, che è anche una visione tragica, no? Un mondo in cui a modo loro tutti hanno le loro ragioni, certo. E il contrasto è inconciliabile. Questo no? Però è fondamentale perché tu lo porti ai bambini, quindi tu stai raccontando che ognuno ha le sue ragioni, sì. E quindi non fai più quell'opera di separazione, buoni e cattivi, bene e male. Guarda che in realtà non è così lontano da quello che è la favola,
perché poi studiando attentamente il materiale antropologico, il materiale delle favole, ti accorgi di come le favole in realtà parlano ai bambini appunto attraverso le metafore, attraverso la caratteristica del linguaggio esopico, per dire un po' per dirgli: quando tu senti, tu bambino, senti questa emozione, questo sentimento, quando senti invidia per tuo fratello, perché poi in realtà sorellastre e matrigne è solo un escamotage per non far sentire, per non inquietare troppo il bambino, in realtà stiamo parlando di sorelle e di madri, no? E la favola gli dice: quando tu senti questa cosa, non sei tu che sei sporco, sei diverso, in realtà è naturale che si sentano questi sentimenti, queste emozioni. Io originariamente è stata passata in un altro modo ai bambini, quella cosa è brutta, cattiva. È vero che è stata passata in un altro modo, ma in realtà la favola ha un valore pedagogico in questo, certo, se letta così. E diciamo che l'altra cosa interessante è il valore del principe che balbetta, un principe non eroico, uh-huh, ma che è un po' un brutto anatroccolo. Ma questo, al di là dei miei gusti, al di là del mio passato, però una cosa interessante è che, una cosa veramente importante nella costruzione dello spettacolo è stato che nella prima settimana di prove io ho chiesto agli attori di andare in una scuola elementare a fare delle interviste sulla Cenerentola, sul materiale proprio della favola, a una prima elementare e una quinta elementare, e cercare di capire quali erano le risposte che davano i bambini, un po' sulla Cenerentola in genere, un po' sull'invidia, il loro rapporto con i fratelli, le sorelle. E ci hanno dato delle risposte pazzesche, interessantissime. Vabbè, al di là del fatto che, non so, per esempio per i bambini della prima elementare, correggetemi se mi sbaglio su questo, ma i bambini hanno una visione legata alla Cenerentola della Disney fondamentalmente, nella prima elementare. Nella quinta già riuscivano a far nascere facevano degli scarti interessanti. Comunque il principe balbuziente nasce dal fatto che il principe azzurro è una delle figure più odiate dai bambini, perché è infallibile. Tutte le ragagaga. Tutte le ragagagazze alla festa vogliono ballare con me. Mi trascinano da una parte all'altra della pista, sembrano indemoniate. Perché principe azzurro, appunto. E allora. E dalle bambine? Dalle bambine? No, erano amato? No, però anche loro non lo volevano così, sì, perfetto. Noi, quello che ci ha stupito è che ci hanno detto termini tipo rock. Ah, sì, è vero. Termini tipo rock oppure scappe da ginnastica, che in realtà erano già idee che navigavano nella sua versione. Roberta la nave, Cenerentola. Alba Porto, Anastasia. Barbara Mazzi, Genoveffa. Giorgia Cipolla, la matrigna. Ma Mauro Bernardi, il principe. Bene, allora ringraziamo Marco Lorenzi, che offre uno spettacolo un po' diverso, e i bambini si sono divertiti tantissimo. Grazie, grazie mille a voi. Grazie. Grazie. Mi trovo al Museo del Cinema con Arianna Turco, che ha pubblicato La Rosa dei Venti, leggenda di Erak.
perché abbiamo voluto intervistare Arianna. Intanto perché Arianna è molto giovane. Ciao Arianna. Ciao. E nella rosa degli scrittori che riescono a pubblicare un romanzo, in questo caso è un romanzo pubblicato con Altro Mondo, è difficile trovare degli scrittori così giovani che riescono a pubblicare un libro sostanzialmente. Come sei riuscita a pubblicare questo romanzo? Ma penso come facciano un po' tutti, nel senso che ho iniziato a scrivere dopo che sono finalmente arrivata alla decisione che il libro fosse secondo me concluso. Ho iniziato a mandarlo in giro a varie case editrici e ho aspettato, e poi niente, sono stata contattata e diciamo che ho anche valutato un po' l'interesse che mi poteva suscitare la casa editrice in questione, e poi mi sono trovata bene con il referente dell'Altro Mondo, ci siamo sentiti telefonicamente e tutto, e quindi ho deciso di intraprendere questa avventura con loro. Quindi tu hai seguito proprio la classica l'iter classico, sì, no? Cioè di chi scrive, poi sottopone il manoscritto all'editore, eccetera. Quindi è vera questa cosa, esiste, non è una leggenda. Ma almeno a me ha funzionato così, quindi penso sì che funzioni ancora in questo modo, almeno penso. Ok. Sì. Ecco, allora, però mi viene in mente subito di chiederti questo. Questo è un romanzo che tu hai scritto quando, più o meno? Quanto tempo fa? Ho iniziato a scriverlo a 18 anni, infatti i protagonisti hanno l'età che avevo io quando ho iniziato a scriverlo, perché vabbè, nella mia testa il progetto poi è molto più complesso e diciamo che io cresco insieme ai miei protagonisti, e secondo me anche il modo più facile per rendere veritiera la personalità o il contorno è far sì che il tuo protagonista abbia qualcosa in comune con te, in questo caso l'età, quindi anche le dinamiche sociali, il modo di pensare, il modo di interagire con gli altri, è quello che sentivo e vivevo io in quel momento, e quindi diciamo che aiuta anche a creare una struttura secondo me più efficace, che poi il lettore riesce anche a immedesimarsi nei personaggi, in chi vive all'interno del racconto. Ecco, ti ho chiesto per quanto tempo fa avevi scritto questo libro, perché oggi di solito ci sono anche degli adolescenti, che ce ne sono molti che scrivono, che però poi cercano di divulgare ciò che scrivono attraverso il web. Sì, esatto, sì, è vero, moltissimi, quindi blogger oppure con il self-publishing, però diciamo che io sono vecchia scuola in tante cose e quindi ho preferito seguire un iter classico, che secondo me era quello giusto, perché hai anche la possibilità di confrontarti con comunque dei professionisti o gente che lavora nel settore, quindi che è in grado di consigliarti, e magari io comunque ho impiegato molti anni per scrivere, perché appunto l'ho sempre fatto anche un po' a livello hobbistico, nei ritagli di tempo tra l'università e il lavoro, però diciamo che ho avuto anche un riscontro dall'altra parte con poi il lavoro fatto con l'editor, quindi il prodotto è stato poi anche filtrato, non per forza è sempre buona la prima. Diciamo. No, non per forza è sempre buona la prima, giusta citazione, noi siamo qua al Museo del Cinema, noi cerchiamo di fare sempre buona la prima intervista. Però ecco. diciamo che è giusto avere anche uno scambio, secondo me, forse, però qua non vorrei addentrarmi troppo in giudizi, non lo so, forse diciamo che il web in tante cose dà uno spettro, cioè, dà una possibilità un po' troppo... Certo. Ampia, tutto subito. No, indubbiamente sul web, siccome non c'è un filtro, non c'è un editor, non c'è chi va sostanzialmente a rileggere, a correggere, sicuramente ci sono delle cose buone, ma ci sono anche delle cose, diciamo. Esatto. Sì, ecco, allora, intanto secondo me è interessante anche capire, tu hai 26 anni, capire come ti è venuta questa idea, la passione della scrittura, cioè da dove nasce questa cosa? Ma nasce dalla mia famiglia, infatti sia mio padre che mio zio comunque scrivono, trattano sia di poesia, di cinema, e le mie nonne appunto mi hanno sempre raccontato le storie, quindi io sono sempre cresciuta con questo immaginario, quindi che fossero le storie dei fratelli Grimm, storie che si inventavano loro, dal Walt Disney, quindi i classici cartoni, a Topolino, poi magari il mondo più giapponese dei manga o degli anime, mi hanno sempre affascinato, e diciamo che per me è naturale raccontare delle storie. Trovo che veramente è naturale inventare anche dei mondi
che non esistono, forse per fuggire dalla realtà o perché no, per migliorarla magari. Ecco, sì. Infatti La Rosa dei Venti è un romanzo fantasy, no? Io che sono un po' più vecchio di te, non tanto, però un pochino, ho in mente La Storia Infinita di Michael Ende, che è stato forse, non dico l'unico romanzo fantasy che ho letto, però è stato comunque un romanzo importante perché l'ho letto quando ero un adolescente e sicuramente anche lì si trovava un mondo inventato. Ecco, io ho dato un'occhiata al tuo romanzo, non l'ho letto tutto, noi siamo di prime 10 pagine, teoricamente io dovrei soltanto leggere le prime 10 pagine dei romanzi, no? Adesso non stiamo qui a fare tutto il discorso, ma comunque ho letto un po' di più delle prime 10 pagine. Ecco, quello che a me mi ha sempre stupito dei fantasy è il discorso che appunto vengono inventati dei mondi proprio interi, quindi è una scrittura molto più complessa per riuscire a tenere insieme poi tutti i pezzi per tutte le quasi 200 pagine del tuo romanzo. Sì, ma viene... E non perdersi, no? Dopo un po' che uno scrive, a un certo punto magari non si ricorda bene quello che ha scritto prima. Sì, infatti, sempre per il, diciamo, nel filone della vecchia maniera, io mi faccio gli appunti, questo è anche fondamentale, perché comunque bisogna creare una struttura che abbia una coerenza e che regga. E poi diciamo che il mondo, essendo inventato, quindi di fantasia, ti lascia ampio spazio magari a ingrandirlo anche durante la narrazione, quindi magari ci sono degli sviluppi anche imprevisti nella tua testa che si creano, si manifestano durante la narrazione, che danno la possibilità, appunto essendo un fantasy, magari di ampliare anche questo mondo. Nel caso specifico il mio mondo non ha un vero nome, perché il tempo è scandito dalle ere. Infatti Erak è l'era temporale all'interno del quale è ambientata la mia storia. Ecco, quindi così come fanno delle tue colleghe che scrivono romanzi fantasy, tu hai intenzione di, cioè può essere ampliata la cosa, è una saga, cioè può succedere... Nella mia testa sì, ci sono già, diciamo che il seguito lo sto già elaborando, perché appunto già quando è nato il progetto era molto, appunto nella mia testa era molto ampio, poi è giusto anche scandirlo in più sezioni. Sì, ecco, Arianna, sì, Arianna è una scrittrice, in realtà non fa soltanto questo, non fa questo di mestiere, ma tu sei una? Textile designer. Sì. È un termine difficilissimo, io non so assolutamente cosa voglia dire, ma sicuramente ha a che fare qualcosa con la moda, no? Sì, praticamente progetto e creo le stampe che andranno poi sui tessuti. Quindi un lavoro creativo anche in questo caso. Sì. Quindi tu potresti anche scrivere le tue storie sui tessuti sostanzialmente? Ma volendo sì, non ci ho mai pensato, però... Potresti lanciare una linea di fantasy che uno legge, sugli abiti, no? Cosa dici? È vero, non ci avevo mai pensato, potrebbe essere interessante. È un'idea di prime 10 pagine, ci faremo dare la percentuale. Va bene. Ecco, no, adesso a parte questo... Dunque, io ho notato che in alcuni dei tuoi, anzi praticamente in tutti i personaggi, questi personaggi hanno delle magie, hanno dei poteri. Sì, infatti diciamo che i protagonisti principali sono cinque, sono quattro ragazze delle guardiane, perché ognuna di loro possiede il potere di uno dei quattro venti che costituiscono poi la Rosa dei Venti. E diciamo che appunto questo potere, che si sviluppa poi durante la narrazione, non voglio anticipare troppo se poi qualcuno avrà piacere di leggerlo, comunque sì, gli danno dei poteri soprannaturali, che possono essere la telecinesi, la capacità di levitare o tanti altri, sì esatto, ognuno ha una caratteristica particolare. Ecco, a proposito di poteri, infatti noi abbiamo ciao, un mago. Samuele. Ciao. Hai una mano ciao, libera. Una mano, sì. Te ne rubo una. Ciao, qui. No. Scusate, ecco, parlare di poteri straordinari. Ecco, io vorrei che Marco mi controllasse l'inquadratura dell'altra telecamera, sei a posto. Fantastico, no? Ecco. Quando parlare di magie e poteri straordinari, così io mi materializzo. Purtroppo non ho il potere della levitazione, non ho la telecinesi. Oh, scusa un attimo, però... lei posso dare ad Arianna il microfono oppure secondo te sì, no, va bene. Se sì, funziona? Sì, assolutamente, certo, okay. Come no. Allora, senti, vediamo un pochino, facciamo qualcosa di straordinariamente magico, anche se io non sono un personaggio dei tuoi libri, però magari qualcosa di magico, solo che non ho portato Tanto niente. Io. Aspetta. Cosa dei venti? No, vediamo in questa tasca. Ah sì, ho portato questo.
non è forse proprio magico così come ti aspettavi tu. No, vabbè, non importa, proviamo ad aprirlo. Ah sì, qualcosa dentro c'era, dimenticavo che lo lascio sempre dentro, poi mi dimentico. Allora guarda, proviamo a metterlo qui nel pugno della mano, questa, cos'è, una palla, una cosa strana, non lo so. E ti chiedo per cortesia di soffiare, tu hai il soffio magico, il soffio dello scrittore, fantasy, benissimo. E vediamo cosa succede, ecco qua, si moltiplica. E facciamo così, diamogli un nome a queste due palle, palline. Una la chiamiamo A e l'altra la chiamiamo B. Già conosci il gioco quindi? No. Ah, cultura generale. Vabbè, d'altronde è una scrittrice, dimenticavo. Cioè. Arianna, ti chiedo per cortesia la tua mano, grazie. Nel senso che non che ti voglio sposare, sarebbe bello sposarti, però. Ma sono già impegnata. Sei già impegnata, niente, mi è andata male anche stavolta, sono rimasto fregato. Allora, questa qui che è la pallina, non mi ricordo più, B o A, vediamo se sei attenta. B. B, va bene, B, fa lo stesso, anche se A non ce ne frega nulla. La mettiamo nella mia mano. E invece questa qui che è la pallina. A, la mettiamo nella tua mano, che chiudi forte, 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 forte e giri così da questa parte. Rimani così, adesso devi rimanere così per 3-4 ore. No, scherzo, naturalmente, un po' di meno. Facciamo una cosa molto magica. Guardi, io adesso schiocco le dita una volta sola e le palline cambiano di posizione. Allora, so che viene da guardare la mano, però ti chiedo di controllare più la tasca che la mano, perché il trucco di questo gioco è proprio nella tasca. Nella tasca, lo diciamo a voce bassa così gli altri non sentono, ho uno sparapalline che quando tu non guardi mi spara la pallina dentro la giacca, qua qua qua, e la fa scivolare di qua. Quindi tu più che controllare qua, controlla che questa pallina qua rimanga sempre bene in tasca. Va okay. Bene. Ok, adesso una è qui, una è nella mano, quindi nella mano ce ne sono, quante? Una. Esatto, bravissimo. No, di nuovo due. Aspetta, scusa, c'è qualcosa che non funziona. Ci provo ancora una volta, a volte succede che sbagliamo qualcosa. Allora, Arianna, guarda bene. Una sì. Va nella mano e l'altra va nella tasca. E tu adesso cosa guardi? La mano? La tasca. Tu controlli sempre, ecco la tasca, c'è la pallina dentro, mettiamola qui che non scappi. Quindi adesso una è qui, eccola qua, la pigio bene dentro, l'altra è nella mano e nella mano stavolta ce ne sono? Una. Una, esatto, hai capito bene. A volte dicono due, a volte dicono tre. Il vero problema di questo gioco è che tutte le volte che finisco devo andare nel negozio e comprarmi di nuovo delle palline perché spariscono così, mi dispiace. Oh. Beh, spero di darti un minimo di ispirazione magari per un personaggio dei tuoi prossimi romanzi. Fatto? Non lo so nemmeno io, so solo che devo andare a comprare le palline. Ti ringrazio, ciao, è stato un piacere. Ciao. Ciao Samuele, ciao, tu Guglielmo. Perdi sempre il dito. Grazie. Grazie. Ciao, buon lavoro. Torna qui da me, Arianna. Va bene, allora abbiamo fatto una piccola interruzione di magia, visto che tu hai dei personaggi magici che hanno dei poteri e quindi mi sembrava... Allora io cerco sempre di tenere il libro così e così facciamo anche un po' di promozione, no? Così i telespettatori lo possono vedere. Allora, ringraziamo Arianna Turco e il suo romanzo La Rosa dei Venti e speriamo di poterti intervistare per il prossimo romanzo, con il prossimo, diciamo, il proseguo di questo qui. Certamente, grazie mille. Grazie a te, ciao, ciao. Arianna, ciao. Thank you.